Grazie, grazie mille Matteo. Chiamiamo sul palco Alice Arienta, presidente della commissione innovazione del Comune di Milano. Prego Alice. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie per avermi invitato, sono in trasferta, anche studio, perché stamattina sono andata a visitare, ho chiesto se potevo andare a vedere Reggio Children perché mi interessava per il sistema educativo degli asili. E questo è un momento molto interessante perché innovazione adesso in questo momento è un po' trasversale a vari campi. Nei tavoli abbiamo affrontato tanti temi, purtroppo non sono riuscita a partecipare pienamente ai tavoli. Volevo dare il mio contributo sulla partecipazione femminile. Purtroppo non si legge tanto, ve la leggo io la frase. Anche se non abbiamo ancora sfondato il più alto e il più duro soffitto di cristallo, so che un giorno qualcuno lo farà. A tutte le bambine, non dubitate mai del vostro valore, avete tutte le possibilità di realizzare i vostri sogni. E questa è una parte del concession speech della candidata alle presidenziali che purtroppo non è riuscita, Hillary Clinton. E dopo vi leggo, vi commento l'altra frase che è tratta da un cartone. Allora, io ho voluto iniziare a dare un contributo su questa cosa, sul pensiero, sulla partecipazione delle donne nella vita politica e nel lavoro e capire un po' in pochissimi minuti a che punto siamo e che cosa si può fare. Allora, consideriamo ad esempio un modello come la Merkel, la Thatcher, la Boschi, insomma, parla politiche di tutti i tipi, si confrontano sempre con dei modelli maschili. Perché per storia, per cultura, sono sempre stati gli uomini, diciamo, a occuparsi di queste cose. Adesso le cose stanno cambiando, però per le donne, se vuoi essere, non devi essere troppo sentimentale, allora devi essere controllata. Devi essere preparata, allora rischi di essere secchiora. Non è facile trovare un equilibrio, e questo è sicuro. Un grande lavoro che si può fare è sicuramente sugli stereotipi, sui modelli di comportamento. Nelle scuole ci sono un sacco di programmi adesso contro gli stereotipi, perché poi gli stereotipi e la tipologia della donna è legata anche al tema adesso discusso nel nostro paese fortissimo della violenza di genere. D'accordo, si sta lavorando anche su questo, ma e molte cose stanno cambiando, lo vediamo ad esempio anche nei cartoni. Io sono mamma di due bambini, quando ero piccola appartengo alla generazione dei millennial. Le nostre eroine erano La Bella Addormentata e Biancaneve, le eroine che ci venivano proposte. Adesso le eroine che ci vengono proposte, se qualcuna di voi ha delle nipotine o delle figlie, sono Rapunzel e Elsa di Frozen, che se qualcuno di voi non è mai riuscito ad andare a vedere, ve lo raccomando, è molto simpatico. La protagonista di Elsa a un certo punto fa una bellissima canzone che alcuni genitori non reggono, e la frase della canzone è: da oggi il destino appartiene a me. Allora, queste eroine della Walt Disney che si autodeterminano, indipendenti e libere, sono bellissime. Sono dei modelli che stanno, dei modelli nuovi per le bambine, ma non è solo attraverso i cartoni che si possono fare i modelli, ma è anche attraverso delle riflessioni su come noi concepiamo ad esempio la maternità. Perché cioè, tutti si lamentano che in Italia non facciamo figli, tutti si lamentano di questo. Allora adesso tutti che concepiscono hanno voucher babysitter, potenziamo gli asili nido, siamo dei bamboccioni, ma il problema non è fare figli, il problema è anche, secondo me, la concezione. Quanto mi manca? Due minuti, ok. Ecco, il problema secondo me è anche la concezione della maternità, perché la maternità deve essere vissuta come una possibilità, una potenzialità. Chi di voi diventerà mamma o lo è già, lo sa che quando diventi mamma sperimenti delle cose che non hai mai potuto sperimentare, che diventano capacità di negoziazione, capacità di rischiare, ascolto, trasversalità, tutte capacità che uno a volte chiede ai manager in azienda. Quindi secondo me la maternità è equiparabile a una specializzazione quasi, se vissuta con un partner, con un compagno, con un marito, che la vive anche come un'opportunità. Quindi se noi proviamo, è questo che volevo dire, non è solo
volo, concepire delle politiche innovative per la famiglia, perché la famiglia in generale, ci siamo riempiti la bocca tanti tanti anni di queste politiche per la famiglia, ma bisogna partire dai modelli di comportamento. E adesso chiudo, perché la maternità non è solo una cosa che riguarda una sola persona, non possiamo lasciare che la maternità incide sulla figura femminile nel lavoro, perché potenzialmente ogni donna potrebbe essere mamma, anche se poi decide di non diventarlo per casi della vita, perché non è che tutti vogliono essere mamma, uno può anche decidere di non essere mamma. Però questa battaglia va combattuta da tutta la comunità, perché si tratta del futuro e perché tutte vengono in qualche modo discriminate in qualche modo per la loro condizione femminile. Questo gender gap, che comunque c'è, in Italia siamo il 144esimo paese, lo si affronta attraverso, secondo me, piccolo contributo, la capovolgimento dei modelli comportamentali. Tornando alla leadership femminile, secondo me per essere leader una donna non deve imitare i modelli maschili, che sono a volte anche modelli divisivi, pensiamo a Grillo, pensiamo a Salvini, che sono sempre contro qualcuno o contro qualcun altro, ma avere una leadership generativa. In questo senso tutte le donne, anche se non sono mamme, possono essere mamme perché sono accoglienti e ascoltatrici. E quindi io spero che non io, ma le nostre figlie, le nostre nipoti potranno in qualche modo rompere il tetto di cristallo che qualcuno non è ancora riuscito a rompere. Grazie. Grazie mille, Alicia.